qualità della vita delle persone con disabilità, come la qualità della vita di tutti noi, si lega molto alle opportunità che un territorio offre. E il tema del dopo di noi, il tema dell'abitare rivolto alle persone con disabilità, dove andrà mio figlio quando io non ci sarò più, è il tema oggi in Italia più rilevante. Stamattina alle 10 io e Moreno e Nicola siamo andati a messa. Poi fuori dalla chiesa, dopo messa, abbiamo aspettato il papà di Nicola. Abbiamo provato a inventare un percorso nuovo. Un percorso nuovo che vede la soggettività, la persona con disabilità al centro, protagonista di scelte per un processo di emancipazione. Questa è la mia stanza, questo è il mio letto, qua ho il stereo. Ma mi sento importante oggi. Qualche volta a musica a mille, ma... Grazie alla Fondazione Cattolica siamo riusciti ad avere un finanziamento che ci ha permesso di elaborare pensiero, cultura, visione, formazione e attivare dal 7 marzo il primo di 3 appartamenti che vorremmo attivare nei prossimi 18 mesi. Oggi per la prima volta 3 ragazzi con una disabilità cognitiva vivono in un appartamento, si occupano delle proprie faccende di casa. L'obiettivo è dare processi di opportunità e di riscatto, di emancipazione di queste persone. Questo è l'obiettivo, è un grazie alla Fondazione Cattolica perché ci ha permesso di realizzare un piccolo sogno che è diventato realtà il 7 marzo, ma non ci fermiamo qui. Queste sono le chiavi della nostra meravigliosa casa.